Amiche e amici, benvenuti. Allora, andiamo ad assaltare questo culto del drago. Andiamo a vedere cosa c'è, sono curioso. Adesso scopriremo un po' questa roccaforte, cosa nasconde, quali insidie. Subito un ambiente tra draurg o da ombre. Non mi piace la piega che sta prendendo la situazione. Ma neanche me, però abbiamo tutti gli strumenti per difenderci. Allora, quello supremo lo toglierei e metto le mie fide palle di fuoco. Qui ci sono degli imperiali morti. Eccolo qui, vai. Abbiamo l'esercito. La tronata ha bruciato tutto. Non si spegne più sto fuoco, dai, che voglio andare a vedere cosa c'è qui. Devo bruciarmi il culo? No. Niente di particolare, questo piedistallo. Un po' di oro. Qualche monetina che fa sempre comodo. Una pozione di salute. Qui ci andrà a finire sopra la Breling subito. Palo. La bufera. Sono deboluci però per i nostri Dremora. Cosa nascondono? Sacerdote del drago, diamo un'occhiata alla mappa, che avevo un diario da recuperare, esatto, quello qui. Andiamo a prenderlo subito. Borsettina di monete. Qui ancora trappole. Dov'è? Di farmi non mi interessa. Allora, su ordine di Lord Harald, che forse abbiamo già conosciuto Lord Harald, abbiamo diretto la nostra compagnia verso l'estremità meridionale dei nostri territori nel tentativo di spingere gli elfi della neve settentrione verso l'armata principale del suo esercito. I primi giorni abbiamo incontrato una forte resistenza, ma avvicinandoci al lato orientale del lago ne abbiamo visti molti di meno. Sì, beh, qui racconta la sua campagna di guerra, ve lo lascio un po' se volete leggetevelo. È una stata lunga. Monastero. Ancora sei qua tu. Sono loro che incendiano tutto, non capisco. Ok,
posso anche scassinare, vediamo un po' la mappa, ma qua ci sarà una stanza chiusa. Un'altra porta per andare dove? Ci sono tutti morti e sono diventati degli spiriti, delle ombre, degli ectoplasmi. Non ho capito bene se sto facendo il giro giusto o se mi sono allontanato prima di... Ah, si sono presi il veleno. Sono uccisi con il veleno. Sì, c'era scritto anche nel diario. Qui dove siamo? Il passaggio è chiuso. Borsa di monete, un baule. Allora, sì, sono loro che incendiano tutto. Ma con i nostri signori Dremora non si passa. Forgia. Spade nord, lingotti, vabbè, oro grezzo, roba pesante. Posso anche lasciare. Un po' di oro. Borsa di monete. La nostra Breling che incendia tutto con il suo bastone. La nostra Breling che incendia tutto. Questo si è mummificato. Della fo ah. Salvataggio, va. Prima di fare cazzate. Quando inizio a registrare mi dimentico sempre. Urlo! Marchio della mano, vabbè. Alla fine l'ho preso. Devo stare attento. Ah, lasciamo giù anche il frammento che tanto non ce ne facciamo nulla. Ancora qui.
Bravi, bravi. Forza, Brelin, forza. Salviamo. Allora. Qui c'è gente bruciata. Coraggio. Di lì si esce. Cosa c'è? Ah, forse era il passaggio. Sì, dove ero prima. Dal quale poi probabilmente si uscirà. Pugnale di ferro anonimo. Bene. Bene. Cripta. Andiamo nella cripta. Qui ci sarà il boss. Ci prendiamo un'altra mascherina, un altro bastone. Andiamo alla grande. Nascondiamoci un po'. Guarda, la vedo subito. Però un'illusione. Ah no, c'è. Mi sgamano subito questo. Ehi, ciao. Ehi, ciao. Tiene bene la guardia, eh. Però gliene mandiamo uno dietro e fregato. Brelin, con quel bastone lì mi fai andare a massa la vista. Allora, di qui cosa c'è? Oh! C'è una maniglia per disattivarlo. Dai via. Quindi andiamo prima qua. Vedo che cosa c'è. Un po' di urne, un po' di soldi. Signorina Marion, dove è rimasta? Forza ragazzi, forza ragazzi. Un po' di pulizia. Brelina, dove sei rimasta? Non
finiranno sul cancello quelle scene, queste, almeno. Un po' incasinato questo dungeon, eh? Sto capendo bene. Dove sto andando? Il boss è di là, prima faccio tutto il giro. Prima di crepare, meglio prendere un paio di pozioni. C'è ancora qualcosa là che spara, il veleno. Ragazzi, fatelo fuori, eh. Così, colpo secco, salvo, ok, l'ambiente mi sembra abbastanza pericoloso, nonostante la nostra forza. Oh, un altro bel baule arduo, speriamo di beccarlo in fretta. Ci siamo, qui per qui. Ah! Ok. Il falco, la bara, non c'è niente, non c'è ancora. Hai fatto a prendermi da lì, dai. Ancora. È la spada che si allunga. Dai, guarderemo, dai, che ce la fa. Ne ho evocato un altro ma non si vede. C'è ma non si vede. Un altro ce n'è di là. E questo cos'è? Si è rialzato? Ah. No. Ah, devo andare a consegnare con la spada, mi devo ricordare. Alla fine ci vado. Oh, l'abbiamo fatto. Pieno ormai di sti signori della morte. Sento l'odore di debolezza.
facciamoli venire, facciamoli venire. Oh. Pericolo. Così, così. Si avvicina la sfida. Vieni, vieni di qua, vieni di qua. Ho fatto volare la spada. Oh, non fate scherzi, eh. Che adesso passo io. Bene. Chi è che l'ha fatto scattare? Aia. Non ho capito perché li faccio scattare. Allora, drago spettrale, no. Qual era? Boh, vabbè. Ancora. Dovrei essere... Allora, ma quanti ce ne sono? Ha fatto un bel mucchio lì, eh. Non so quanti ce n'erano però, eh. Dove cazzo sono? Quasi alla fine. Di oro. Chiave del pozzo. Ah, che forse era quella camera. Ombrellina nel frattempo non è più tornata. Usiamo un po' di pozioni per la magia, che tanto ne ho. Infinita.
signore supremo. È duro morire, eh? Dovrebbe essere fatta. Salvo. Allora, dunque, fammi capire. Se adesso in teoria dovrei tornare su e andare da quell'altra parte. C'è di ferro del torpore. Allora, lì c'è una gemma dell'anima che mi brucia. Adesso è veloce. No, mi congela. Quasi mi fa fuori. Per poco. Ah, ok, si porta sbarrata. Allora, dovevamo andare. Adesso forse ritroviamo la signorina Marion. Dove è rimasta? Era qui. Morta no, perché altrimenti mi avrebbe dato il messaggio. Tornare alla... all'accademia. Ecco perché c'erano tutti i filtri dell'apnea. Vabbè. Schiva. Anche un ragnasso. Così. C'era anche un ragnasso. C'è niente. Draurg. Bene, l'esodo. Bene, un punticino di recupero che fa sempre piacere. Turna. Qui possiamo incendiare tutto, ma per adesso eviterei. Dunque, siamo vicini al boss. Mi spiace che... Esecutore di debolezza, nessuna pace. Urla. Si è incastrato? No, è sceso, cazzo, non l'ha. Però sono nascosto, vorrei rimanerci. Così mi sale anche un po' la furtività. Non fanno niente però, come mai? È stato scoperto oppure è un falso segnale? Falso segnale.
Mi ha preso. No. Che cazzo sono? Ai 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 ai. No, beh, sono ancora messo bene di energia. Via, un po' di pulizia. Dura però sta parte, eh. Se non fossi così forte mi avrebbero spaccato. Io non capisco, ma non fanno niente, perché forse non vanno direttamente sui paletti. Forza ragazzi. Tu. Perché sono finiti gli altri? Spariti. Proviamo un po' d'oro ancora. Cristallo che non dice niente. No, grazie di poi non la voglio. Sono al limite col peso. Non pensavo. Andrò a fare un giro ai negozi. Refettorio. Refettorio, refettorio. Vediamo se torna la nostra cara Brelin. Mi sento un po' solo senza di lei a girare così. Vabbè che ci sono i Dremora, però. Compagnia femminile è gradita. Eccola lì. Dove sei stata? Ai Breli facciamo una strage di fuoco. Certo. Devo tornare a far aumentare la magica nelle livellate, che adesso si livella meno spesso. Eccezionale quel bastone lì, non mi ricordo più di chi è. Bene ragazzi, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Qui c'è un elmo nanico. Bel baule. Lascio qui perché non ho più spazio. Si avvicina una sfida. Ho sentito un draugr, da dove è uscito? Urne vuote. Quante ce ne sono qua?
siamo tutte vuote però. Questi no. Ah, quanto oro. Sento odore di debolezza. Anche io lo sento ma non lo vedo. Siamo noi Breli, e via. Pesta di fuoco, è scoppiato l'altro, ma è un disastro. Dunque di là intanto ne vedremo la dopo aver fatto pulizia, che immagino si trattasse della stanza. Eh sì, sono là che combattono. Evitiamo cos'è, perché c'è lì la brelina che bene così. Bravi ragazzi, salvo. Mazzo, è lunghissimo sto dungeon. Bello però. Qui ci sono un po' di campanone mortali, però ormai non mi servono più praticamente. Quindi ci sono gli acini di Gizby, se li trovo, ma... Non mi ricordo come sono fatti, come è fatta la pianta. Allora, prima di salire andiamo bene qui. C'è un baule. Bene. Qui. Urne. Non ti muovere. Sono una maga, non un banco dei pegni, se non l'hai notato. C'è qualcosa, va. Cose di peso. Se ho detto questo. Con lì lo strano amuleto non riesco più a levarmelo dalle scatole. Dovevo darlo al collezionista Winden quando era il momento, non gliel'ho dato. Adesso non lo accetta più. Tutti i fiori vanno raccolti subito e portati al laboratorio alchemico. Poi fa spazio e comincia a seppellire i corpi dei bambini, addirittura. Lo stanno combinando qua dentro. I bambini non si toccano, qui adesso facciamo una strage. Allora, da lì ho mandato i
Idremora, se non sbaglio. Poi si tornerà indietro. Adesso qui dobbiamo trovare il boss. Qui potrebbe magari esserci qualche acino di Chespai, invece no. Panule. Questo è stato inchiodato alla poltrona, un po' come i politici. Di oro. Mi era infinito sto posto. Va a disattivare la cazzo, sono già oltre i 40 minuti, a saperlo avrei spezzato in due parti, però dai. Si è chiuso la porta perché ho levato la gemma dell'anima, forse. Dentro cosa ci sarà? Malattie non mi interessa, spade, scudo d'ebano rende, però non ho più la possibilità di portare tutte queste cose. Qui non c'era niente di che, quindi devo andare di lì, immagino, e poi fare il giro. Dove sono stato prima, giusto? Mi ricordo più, eh sì, dove c'erano tutte le urne, eccetera. No, cazzo, devo trovare il modo di usare l'artiglio di vetro. Devo andare. C'è un Draurg in giro. Sicuramente dietro la porta che devo aprire, però. Allora, proviamo a fare il giro. Aspetta, bello, via. Via. Allora, scendo di qua. Vado su. Ero andato di lì. Proviamo ad aprire qui. Cambia niente, sono ancora in quella stanza lì. Ok, qui ho guardato tutto. C'è la gemma dell'anima. Troviamo
trovato l'artiglio, c'erano le porte, questa porta si è chiusa. Devo andare di lì, però. Come si sblocca? Mettendo qualcosa sul piedistallo, guarda che l'avevo trovato l'artiglio qui forse. È riuscito tanto bene il tentativo. Ah, ecco, infatti, sì. Devo mettere qualcosa qui sopra. È l'ora. Allora, proviamo con un libro. Non ci sta, cazzo. Ma guarda che roba. Non so se sono impedito io o se è il gioco che mi rema contro. Proviamo a far così. Ah no, non è servito un cazzo. Porca puttana, come fare? Come fare? Se non mi fa mettere niente di sopra. Dai che forse. È giù? Oh già, mamma mia. Che roba, fatto penare, vai, non fatelo passare. Diamo coraggio alla Brelin ancora, eh. Va un po' su di illusione. Grandi. Speriamo. Non va su un po'. Andiamo avanti, va. Cantatore arcano, però adesso non mi interessa. Loro sì. No, c'è un nuovo. Troppo baule. Aia. Ragazzi, così. Ma quanta roba.
qui c'è un'altra porta. Salvo. Allora, devo vedere. No, è in varie. Artiglio di vetro, allora. Il primo lupo. Scusate, ma sì. Dovrebbe esserci la specie di gufo. Ok, l'ultimo. Si capisce bene, non so se è questo. Sarà il cattivone, qui ci sarà il cattivone. Qui usciranno sicuramente. No, si è ancora svegliato. Non mi piace che ora. Mi rileva in automatico. No, ho disegnato questo. La spazzata qua. Ah no, sperando il tempo. Ma vaffanculo. Mi piace la forza inesorabile che li fa volare. La brelina contro l'atronach della fiamma. Ah, eccolo lì. Il corpo a corpo verrà sfondato. Abbiamo fatto fuori tutti i draw. Ancora uno. Molto debole. Non ha speranze, non ha speranze, non ha speranze. Ma il manto delle fiamme.
Bene. La terrazza, oro. Basta un sacerdote del drago. Ragot. Aspetta che non ho visto i valori. Vigore. Interessa poco. Brelin, dove sei? Che ti lascio un po' di Non ti muovere. Sono una materiale. maga, non un banco dei pegni, se non l'hai notato. Stivali lì. Ah, sono i miei. Muoviamo. Prima di muoverci andiamo un attimo a vedere questo baule cosa contiene. Tanto oro, bastone che me lo lascio lì, questo lascio lì. Qui. Corazza d'acciaio, niente di che. Andiamo a vedere qua fuori. Mazza raga, è infinito, eh. Però è stata una bella avventura. Vediamo chi sarà il pazzo che arriverà fino alla fine. Ah, qui forse si esce, semplicemente mi evita tutto. Sì, dove c'era l'imperiale o... Però perché mi dice di andare ancora dentro? Torna da Valmir. Non è qua Valmir. C'è il mio cavallo. Qui l'ho già preso. Dove cazzo siamo? Alcune ricerche sembrano indicare che Fatto. Scorm passa. Che accidenti è questo? Un attimo, io posso spiegare. Valmir, traditore. Non lo sei affatto un soldato. Devi essere uno dei Talbot. No, un elfo scuro. Non sarei dovuto venire qui. Oh. Uccidi l'impostore. Vediamo gli ordini di Valmer, quali erano? No, libri. Dello Green di Forlorn per prendere la maschera dei membri del culto del drago che si trova laggiù. Se ti scoprono, finti di essere un ufficiale. È improbabile che qualcuno di Skyrim sia abbastanza sveglio per accorgersi dell'inganno. Una volta ottenuta la maschera, portala alla Labirinthian. Quindi chi ci sarà la Labirinthian? Ci sono già stati la Labirinthian. Bene, quindi la missione è completata. Allora, cosa abbiamo qua? Ancora una caverna, una torre che scopriremo la prossima volta. Vediamo un po' dove siamo. Siamo qui, sì. Fare tutto il giro. Panorama della Lunga Lingua, lì ci sono già stato, due. Vabbè raga, adesso questo è già un video di un'ora, lo chiudo qui, poi andremo verso di qua. Salvo, vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti.